Ciao a tutti, benvenuti in una puntata nuova di Talking on the Road. Per chi segue questo canale sa che questa era una rubrica che portavo tanti anni fa, praticamente agli albori del canale, in cui si parla di tutto e di più. Era già da un bel po' che volevo fare questo video, non a questo tema, però con questo tema, ma da un bel po' che volevo portare una nuova puntata. Non sono video già scritti, quindi cercherò di farli il meglio che posso. Adesso è una bella giornata, sto andando alla Spina Verde a farmi una passeggiata. Io sto bene intanto, vi comunico che, per chi non lo sapesse, dal 4 luglio ricomincio a lavorare, quindi niente, tutto bene. Allora, poco fa ho letto su Quicomo, se non sbaglio, che ci sarà una nuova puntata del il Como Pride, cos'è che adesso io non sono tanto esperto, ma penso che riguardi un po' tipo Gay Pride, no? Ma la mia domanda è: nel 2023 ha ancora senso fare Gay Pride? No, non ha un cazzo di senso, secondo me non ha senso. Quelli che fanno il Gay Pride, che vanno lì a far vedere, guardatemi quanto sono frocio, guarda, mi piace il cazzo, non ha niente a cui pensare, non gliene frega un cazzo a nessuno se ti piace infilarti la pannocchia dentro il culo, scorreggiare e fai popcorn, non gliene frega un cazzo a nessuno se vi piace fare le sforbiciate. Poi potete prendere anche tutti i nomi che volete, pansessuale, cisgender, che cazzo ce ne frega a noi, cosa ce ne frega? Cioè, se una persona ha dei gusti particolari, poi va bene, non è che sono particolari, cioè affari suoi, non è che dovete per forza rendere conto a nessuno, cioè fate quel cazzo che vi pare, però non è che dovete per forza scendere in piazza a sensibilizzare. Cazzo sensibili, chi è che devi sensibilizzare? Non gliene frega niente a nessuno. Scendi in piazza, guardami coi ciupa ciupa forma de cazzo, guarda quanto soffrocio, con la borsetta, con l'arco, cazzo ce ne frega, non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega un cazzo. Perché devi rompere i coglioni e blocca il traffico, oppure anche quelli che vanno in giro con la bandiera con scritto LGBTQXYZ, cazzo ce ne frega. Ma cosa ce ne frega di poi tutti sti appellativi, appunto, come dicevo, cisgender, e pansessuale, cissessuale. Che cazzo vuol dire? Ti piace il cazzo? Sono tutti modi per dire che ti piace il cazzo. Punto. Ma non te ne devi fare una vergogna. Ti piace, punto. Cioè, se a casa tua ti piace fare sesso con un altro uomo, oppure nel caso di una donna ti piace fare sesso con un'altra donna, le sforbiciate lì, chi se ne frega? Ma chi se ne frega? La comunità LGBTQ è arrivata alla stregua dei testimoni di Geova, dei vegani, di quella gente. È fascismo. Questo è fascismo. Questo è fascismo, punto. Non è niente di più e niente di meno. È fascismo. Cioè, star qua a dire dovete essere sensibili perché noi siamo come voi. Allora guardate qua. Che cazzo ce ne frega a noi? Cioè, non, ripeto, non, secondo me non c'è bisogno di scendere in piazza a manifestare la propria il proprio orientamento sessuale, la propria sessualità. Cioè, ripeto, se ti piace fare determinate cose con sesso come il tuo, con gente del tuo stesso sesso, non devi dare spiegazioni a qualcuno. Lo fai e basta, ti piace e gliene frega un cazzo a qualcuno. Cioè, non devi sensibilizzarmi. Cioè, non c'è bisogno di sensibilizzarmi, di scendere in piazza, bloccare il traffico con le bandiere, a dire a tutti, guardate, noi siamo come voi, noi siamo belli. Ripeto, questo è un mio parere. Io nel 2023 non capisco il senso di fare queste
pseudo parate, queste pseudo manifestazioni di. Non lo so come cazzo si possono chiamare di aggregati, che ne so, come cazzo si dice? Sensibilizzare, che cazzo devi sensibilizzare? C'è poco da sensibilizzare. Se uno odia i gay, odia cose perché hanno una mentalità diversa da loro, è un coglione lui. Cioè, però coglioni ci sono di tutte le età, di tutte le razze, di tutto. Non è che tu devi inculcargli per forza la tua mentalità. Ah, ti sta su cazzi gay? Ah, perché? No, non va bene. Ti devo piacere perché sono esattamente come te. Sono cazzi suoi, è un cretino. Questa è la situazione. Cioè, è un cretino lui, ma non è che puoi far cambiare idea inculcandogli la tua mentalità solo perché a te piace il cazzo, piuttosto fare il sesso comunque con quelli del tuo stesso sesso. Ecco, scusate la ripetizione. No! E poi ti lamenti, ci sono i fascisti, i nazisti che vogliono inculcarci la Chiesa, ci inculcano da millenni le loro. Beh, siete uguali. È la stessa cosa, come i vegani, no, non dobbiamo mangiare la carne perché poveri animali. Io la mangio la carne, te che cazzo vuoi? Cioè, non è che devi venire a rompermi i coglioni. Questo motorino ce la fa o no? Non è che devi venire a rompermi i coglioni a casa mia o andare nelle macellerie a bucare le vaschette con la carne. Ma che cazzo fai? Ma cosa vuoi? Ma che cazzo? Ma chi te se incula? Boh. Cioè, non me ne frega un cazzo. Tanto ormai il mondo fa cagare. Punto. Puoi essere gay, cisgender, vegano, testimone di Geova. La gente non gliene frega un cazzo. Cioè, se a una persona interessa, lo fa senza rompere i coglioni agli altri. Cioè, a me piace andare con gli uomini, vado con gli uomini senza cagare il cazzo al mondo intero, punto. Per dire, è un esempio, no? Quelle sono le persone da rispettare. Senza che vanno in giro con la gonna, con. Poi uno si veste come cazzo vuole. Ah, ecco, altra cosa che mi preme dire. La cosa che dà fastidio. Questo che è. Oh, questo motorino, non sopporto più, mo lo ficco sotto. Che alcuni gay, per dire, no, pensano che agli etero faccia schifo il fatto che due gay si baciano, che possono essere uomini, donne dello stesso sesso, quello che è. No, non è quello il problema. Cioè, a me dà fastidio pure se due etero si mettono davanti a tutti a limonare. Cioè, allora perché sono etero va bene, allora se sono gay no. No, non va bene per nessuno dei due, fa schifo, si chiama senso del pudore. È senso del pudore. Due etero che si mettono sulla panchina davanti a tutti a limonare come bestie, fa cagare pure a me, mi dà fastidio, te le fai a casa tua. E allora perché sono etero possono trombare in mezzo alla piazza, cioè, sì, allora va tutto bene, non va bene lo stesso. Non è il discorso che uno è etero, allora ok, e i gay no. Non va bene in nessuno dei due casi. Oh, adesso è normale che comunque vedere due persone dello stesso sesso che si baciano può destare fastidio. Levati dai coglioni con sto motorino! Cristo, non c'ha manco le frette lì con le braccia a destra e sinistra. Sembra figa, deve dirigere il traffico. Perso il filo del discorso. Vabbè, avete capito, insomma, il discorso che non è che fa schifo. Allora, ecco, non è quello il discorso. Il fatto che comunque non siamo abituati. Poi, fra 10 anni potremmo anche riparlarne. Tutti si baciano, tutti. Però che lo facciano sia i gay che gli etero. Allora lì ti posso dire: vabbè, non mi fa più né caldo né freddo. Però comunque siamo abituati in una società in cui due persone dello stesso sesso non si baciano. Quindi, quando magari li vedi. Allora, se sei un po' aperto di mente, non te ne frega un cazzo. Punto. Cioè, io se li vedo non me ne frega niente, capito? Però siamo abituati che comunque ti fa rimanere un attimino così, perché non è convenzionale, non sei abituato. Ecco, quello è il discorso, capito? Non sei abituato. Però torno a dire che anche vedere due etero che comunque si limonano, si baciano, non è che.
boh, cioè, dà un po' fastidio, fatelo a casa vostra. Quindi, alla fine, tornando al succo del discorso, hanno senso i Gay Pride nel 2023? No! Secondo me no, perché comunque, per fortuna, gli anni sono cambiati, le persone sono cambiate, i coglioni rimangono lo stesso, ci sono, e a quelli non gli farai mai cambiare idea, mai. Puoi anche star lì a inculcargli, a fargli vedere il cazzo con l'arcobaleno intorno e dirgli, ah, guarda, siamo come te. Non gliela fai cambiare idea, ti vorrà comunque sempre ammazzare. Anzi, facendo ste manifestazioni lo fai incazzare ancora di più, perché se vai in strada con la bandiera e blocchi il traffico quando una persona sta andando a lavoro, a quello gli girano i coglioni e ti vuole ficcare sotto lo stesso, al di là che sei gay o che sei di un'altra repubblica, che cazzo ne so, non lo so. Cioè, se uno mi viene in mezzo alla strada, può essere gay, nero, bianco, giallo, io lo voglio ficcare sotto perché c'è cazzi miei da fare, figa, non mi devi rompere il cazzo. A me non me ne frega un cazzo se tu sei di un'altra sessualità, se mi rompi i coglioni ti ficco sotto, punto. Cioè, non è che c'è tanto sta qua a disquisire, capito il discorso? Quindi, boh, non lo so. Insomma, per concludere sto video, ragazzi, fate quel cazzo che volete. Cioè, non dovete dare spiegazioni a nessuno, non dovete inculcare la vostra sessualità a nessuno. Non è necessario che, se vi piace fare sesso con gente del vostro sesso, dovete per forza farlo vedere, dimostrarlo. Perché alla gente non gliene frega un cazzo. Alla gente non gliene frega niente. Ti piace andare con gli uomini perché ti piace ficcarti i vitelli, i quarti di bue dentro l'ano? Fallo! Fallo, non gliene frega niente a nessuno, che devi per forza farlo vedere alla gente, dimostrarlo, ah guarda, a me piace ficcarmi i mestoli di legno dentro l'ano, cioè, non gliene frega niente a nessuno, o mi piace fare le sforbiciate con la mia amica, non gliene frega niente a nessuno, ma fatelo. Non c'è bisogno di fare i gay pride e sensibilizzare chi se ne frega. Cioè, rompete solo i coglioni, punto. Cioè, non lo so, come se uno va a fare la pausa e dice, ciao, dove vado a mangiare? Vado al McDonald's. Va al McDonald's, prende il suo panino di merda e poi arrivano i vegani, iniziano a prendergli a martellate il panino con dentro la carne lì, perché non si deve mangiare. Da me girano comunque i coglioni, è la mia pausa pranzo, figa. Cioè, dai, che devi venire a me, che cazzo me ne frega. Tanto ormai il panino l'hanno fatto, un animale è morto, anche più di uno, per fare un hamburger muoiono 10 vacche, per dire, no? Cioè, boh, vabbè. Niente, detto questo, il video è finito. Adesso approfitto della bella giornata per andare a fare la passeggiata. Cioè, dovevo andare in Spina Verde, sono finito tipo a grandate. Vabbè, poi quando attacco a parlare è finire. È finita. Niente, questo era il mio pensiero. Spero di essere stato esaustivo, di non aver urtato la sensibilità di nessuno. Ripeto, a me va bene. Vabbè, non sto qua ad andare oltre. Insomma, avete capito, no? Il segreto è non rompere i coglioni al prossimo. Punto. Questa è la fine della discussione. Io vi invito a, vabbè, mettere mi piace, cazzate lì che si fanno, più che altro a dirmi cosa ne pensate nei commenti, oppure scrivetemi sui social, magari ne possiamo anche parlare, magari se c'è qualcosa che non avete chiarito ve lo spiego, no? Ripeto, spero di non aver urtato la sensibilità di nessuno, però io in realtà sono di mente molto aperta, no? Quindi va bene così, dai, ciao!